Ciao, oggi nuovo video molto molto importante perché vi voglio far vedere un pacchettino che mi è arrivato da una mia amica che si chiama Chiara e qui su YouTube il suo canale è Chiaretta Pozzi, che ringrazio ancora tantissimo per questo bellissimo pacchetto pieno di prodotti che mi ha mandato. Ti mando un bacione tesoro, grazie mille ancora perché sono rimasta veramente sconvolta quando ho aperto il pacchetto perché era stracolmo, stracolmo di prodotti e mi scuso tantissimo con Chiara perché non sono riuscita a pubblicare prima questo video, ma per via del lockdown non me la sono sentita e quindi ho pensato magari lo registro anche un pelino più avanti, comunque tanto sa che mi è arrivato il pacchetto, quindi non ci sono assolutamente problemi. Anzi, mi è spiaciuto tantissimo perché purtroppo due prodotti nel trasporto, nel viaggio, si sono rotti e quindi cioè, mi è spiaciuto veramente tantissimo. Però comunque, Chiara, non ti preoccupare che li utilizzo senza nessun problema, non verranno sprecati. Se ancora non conoscete Chiara, vi lascerò qui sotto nell'info box tutti i link di riferimento per poter andare a conoscerla perché ve la straconsiglio, è una ragazza bravissima, simpatica, disponibile, gentilissima. Fa un sacco di video veramente molto molto utili ed interessanti, infatti io non me ne perdo mai uno e peccato appunto per la distanza. Spero davvero, Chiara, di conoscerci dal vivo un giorno. Io lo spero veramente con tutto il cuore e ti ringrazio ancora tantissimo per questo bellissimo pacco. Bene, io direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere perché mi ha regalato un sacco di roba, anche perché lei mi ha detto che aveva fatto un po' di ripulisti e mi ha chiesto se volevo comunque provare qualcosina del suo ripulisti. Allora, i prodotti li ho dovuti mettere all'interno di questo beauty perché purtroppo la confezione era tutta sporchissima, proprio perché hanno perso dei prodotti e cioè guardate, guardate, una matta, gliel'ho detto anch'io, è una matta. Allora, innanzitutto la letterina, troppo troppo carina, bellissima, bellissima. Iniziamo con i prodotti. Allora, mi ha regalato di JB Rose Cosmetic, eccola qua, questa Rose Mist Nebbia di Rose da 100 ml, quindi un'acqua di rose di Damasco con olio essenziale. E quindi sono stracuriosa di provarla, anche perché sono 100 ml, quindi, ed è una boccetta di vetro. Infatti Chiara mi ha detto, spero non si rompa una boccetta di vetro che c'è all'interno del pacco, invece tranquilla, è arrivata sana e salva. Anche perché lei di questi marchi ne parla veramente molto bene, quindi sono curiosissima di testarla, quest'acqua, questa mista, ecco. Poi, allora, mi ha regalato questa maschera invisibile ed antirottura per capelli sempre in movimento di Davines da 50 ml. Le maschere per capelli sono sempre ben accette perché io, avendo le lunghezze secche, sono stracuriosa sempre di provare nuove maschere per capelli, quindi ottimo. Poi del marchio Pure Derm, lei collabora con questo marchio, infatti quando vedo le sue storie rimango sempre a bocca aperta, mi ha voluto regalare per farmele provare queste salviettine struccanti e rinfrescanti per viso e corpo al collagene. Sono 30 salviette monouso e dice che rimuovono il make-up senza lasciare tracce, formula anti-age con collagene e vitamina E, ideale per tutti i tipi di pelle e ideali per rinfrescare tutto il corpo. Quindi sono stracuriosa anche perché anch'io avevo collaborato con Pure Derm ed è un'azienda veramente ottima. Se non avete ancora provato niente del marchio, io ve la straconsiglio perché è veramente buonissima. Adesso passiamo al reparto make-up perché mi ha riempita, riempita. Allora, iniziamo con i prodotti per gli occhi. Adesso io li tiro tutti fuori in modo che così vi faccio vedere la miriade di prodotti occhi che mi ha mandato. Allora, aspettate solo un secondo che
li tiro tutti fuori. Allora, aspettate un attimo che guardiamo se... Aspettate. No, ok. Allora, adesso per quanto riguarda gli occhi, quindi c'è un po' di tutto. Partiamo dagli eyeliner. Allora, gli eyeliner mi ha regalato questo qui di Essence, il liquid liner. Non ho mai provato eyeliner di Essence, ma proprio in generale gli eyeliner, perché... Non sono capace a metterli, però voglio provarci, quindi sono curiosissima. Poi mi ha regalato un altro eyeliner, sempre di Essence, il Super Lust. Eccolo qua, sono entrambi eyeliner neri. Poi quest'altro qui invece che è di San Filippo. Non conosco questo brand, eccolo qua, che però appunto da una parte ha il pennellino appunto da eyeliner, che bella punta soprattutto, quindi proprio bella di precisione, quindi non vedo l'ora di provarlo, e da quest'altra parte invece ha il timbrino, cioè che bello, ma non vedo l'ora, ovviamente nero. Poi altro eyeliner di Fremond, eccolo qua, quindi un eyeliner comunque... biologico, naturale. Poi altro eyeliner che sono stracuriosi di provare, quando l'ho visto non ci volevo credere, è l'Epic Ink Liner di NYX, cioè tutte ne parlano strabene e anche lei ne parlava strabene e me l'ha voluto regalare, quindi sono stracuriosa di provare anche questo. Poi mi ha regalato delle matite occhi. Allora, questa qui di Christian Faye. Eccola qua, di questo color grigio azzurrino, molto molto bella. Poi questa matita nera invece di Debbie, la numero 10. Poi questa matita bellissima di Neve Cosmetic, di questo bellissimo colore che si chiama, ve lo dico subito, Zaffiro. Eccola qua, bellissimo, bellissimo, questo blu viola molto particolare. Voi lo vedete blu, ma fidatevi che è un blu viola, è pazzesco. Poi questo matitone numero 05 Erika F di Lancôme, cioè ragazzi, io non ho mai provato nulla di Lancôme, questo bellissimo color silver, quindi... argento, veramente bellissimo. Poi di Maybelline il Tattoo Brow. Wow, non vedo l'ora di utilizzare questo prodotto sulle sopracciglia, anche perché lei ne aveva parlato veramente benissimo nelle sue stories e nei suoi video. Poi passiamo agli ombretti. Allora, aspettate che tiro tutto fuori, così vi faccio vedere tutto in divisione, in modo che così almeno vado per categorie. Allora, aspettate un attimo. No, questi qui non c'entrano niente. Ok, dovrei aver preso tutto. Sì. Ah, questi qua, ecco. Allora, mi ha regalato di questo marchio che si chiama Makeup Factory. Ecco qua, purtroppo appunto il vetrino si è rotto nel trasporto. Questo bellissimo ombretto, vedete, è spettacolare ed è il numero, vediamo un po', 91. Eccolo qua, è di EBC Innovate Cosmetic Brands. Bellissimo e non vedo l'ora di provarlo. Poi mi ha regalato questo pigmento di Finis Terre, mai sentito questo brand e sono stracuriosa. Allora, si chiama Cantiana, questo color comunque marrone, bellissimo.
Poi questo The Metals di Essence, ecco, vedete, questo qui è uno di quelli che purtroppo si è sfracellato nel trasporto, però lo utilizzerò lo stesso ed è nella colorazione numero 02, eccola qua, Frozen Toffee, bellissimo questo color marrone, strabello. Poi questo ombretto in crema di Kiko di una vecchia edizione limitata, penso, perché questa edizione qua non l'ho presa ed è il numero 06. Eccolo qua. Poi mi ha regalato questo ombretto in polvere di Neve Cosmetic. Guardate che spettacolo questo blu bellissimo! Dio, non vedo l'ora di utilizzarlo in qualche make-up. Veramente, cioè guardate che spettacolo. Poi gli ombretti di Neve Cosmetics sono una cosa spaziale. E questo qui si chiama Camden Town. Bellissimo. Poi quest'altro ombretto cotto di Kiko ed è il numero 36 ed è questo qui, questo blu con tutti questi riflessi, splendido. Poi questa palettina di Art Deco, mai provato questo brand, mai provato, ed è un trio, no, è un duo, scusatemi, ha lo specchietto e questi qui appunto sono i colori, cioè guardate che belli, bellissimi, non vedo l'ora di utilizzare anche questi, sono tutti shimmerini. Poi questi glitter, voglio magari farci qualche look. Perché no? E poi una palette di Sleek che è la Good Night Sweetheart Limited Edition numero 1030. Io avevo anni fa delle palette di Sleek, ma poi forse le ho vendute perché non le utilizzavo. E allora aspettate, no, vabbè, lo specchietto, ma sicuramente conoscerete tutte le palette di Sleek. E questi qui sono appunto i colori presente all'interno, bellissimi, non vedo l'ora appunto di utilizzare anche perché sono tutti colori nude naturali, quindi fatemi sapere se magari volete una, mi preparo con voi proprio con questa palette, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti, ma sicuramente Chiara sarà ben felice di vederla all'opera. Poi, ho trovato questo Pure, scusatemi, l'inglese ogni tanto va, Pure Clean Milk and Tone, eccolo qua, da 50 ml di Kiko, ed è appunto un latte detergente e tonico per tutti i tipi di pelle, quindi sono curiosissima di provarlo, anche perché poi in questa mini taglia da 50 ml è ideale per i viaggi, quindi sicuramente me la terrò da parte quando andrò in viaggio, se e quando si potrà andare in viaggio, ovviamente. Poi passiamo allora, il correttore, ho trovato questo Camouflage Cream di Catrice nella colorazione, c'è una colorazione? No, non ci sono, non c'è una colorazione, però è rosa, è rosato questo qui, sì, infatti. È rosato e non vedo l'ora di provarlo. Sono curiosissima anche perché io ho un altro camouflage così, sempre di Catrice, quindi sono stracuriosa. Poi ho trovato sempre di Catrice un blush Light and Shadow, eccolo qua, un contouring blush da 8 grammi ed è nella colorazione 020 a Flamingo in Santo Domingo, che bello. Ed è fatto in questo modo, cioè, bellissimo, wow, non vedo l'ora di provarlo, anche perché i blush di Catrice io non li ho mai provati, e quindi Chiara hai azzeccato perché così mi fai provare questi brand che non ho mai provato. Poi, altro blush è questo qui di Neve Cosmetic, eccolo qua, molto molto chiaro, molto tenue, che secondo me potrebbe essere adatto anche per utilizzarlo come illuminante oppure anche come ombretto, perché no? E si chiama Summertime. Ecco qua. Poi, oh, mi ero dimenticata questi ombrettini qua, scusatemi. Allora, ci sono altri ombrettini. Allora, c'è questo qui,
che è un color grigio-verde molto particolare. Poi questo bianco shimmer e poi questo argento. Eccolo qua, veramente molto 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 belli, molto interessanti. Sono belli pigmentati, mi sembrano, però voglio provarli per bene e poi appunto ne parleremo più avanti. Poi un prodotto che sono rimasta così quando l'ho visto nel pacchetto. Purtroppo anche questo si è spaccato, purtroppo, è questo qui di Pixi. Cioè, io non ho mai provato niente di make-up di Pixi e Chiara, cioè, sei fantastica, veramente. E mi ha voluto lasciare questo illuminante dal nome Fetch, bellissimo. Cioè, guardate, troppo bello e non vedo l'ora di utilizzarlo per bene. Magari lo voglio utilizzare anche come ombretto, vediamo un po' come sarà, perché da qua lo vedo bello luminoso, bello carico, quindi non vedo l'ora. Poi, altro blush si chiama Pink Moon ed è sempre, eccolo qua, Pink Moon, ed è sempre di Neve Cosmetic ed è questo colore chiarissimo. Ecco, questo qua sì, questo lo vedrei come blush. Shimmerino, molto molto bello, molto carino, molto carino. E direi di passare alle labbra. Allora, c'era anche dentro questo pennellino, eccolo qua, che poi laverò perché appunto purtroppo si era sporcato tutto, quindi devo lavarlo. E passiamo alle labbra, ragazze. Allora, ho trovato di Fremond questi gloss, eccolo qua, questo qui, nella colorazione 3, veramente bellissimo, questo rosa. Rosato, molto bello. Poi quest'altro gloss invece sul marroncino nude, che è il numero 5. E poi quest'altro qui invece che è un color bianco trasparente ed è il numero 1, sempre di Fremond. Poi di W7, mai provata questa marca. Questo lip gloss bellissimo, guardate che colorazione spettacolare, c'è questo viola tutto glitterato e con lo specchio per lo più, però non ha numero purtroppo, però bellissimo. Poi di Wycon questo long lasting lip gloss nella tonalità numero 15, bellissimo questo colore scuro, non li ho mai provati e sono curiosa di provare anche Wycon per quanto riguarda i lip gloss. Poi di questo marchio Vegale, eccolo qua, già solo il pack è uno spettacolo perché è tutto fatto in carta, sono dei Kajal per occhi. Allora, c'è questo qui che è il 05 Silver Grey e si presenta così, bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. Come non vedo l'ora di provare anche quest'altro qui, sempre dello stesso marchio, Vegale, numero 02 Dark Brown ed è fatto così. Guardate, sono bellissimi, bellissimi, quindi non vedo l'ora di provare anche loro. Poi di Kiko, questo lipstick, eccolo qua, Color Click Lipstick, nella tonalità numero 02. Allora, così, è fatto in questo modo, questo bellissimo color rosa corallo, direi, quindi adatto proprio per la stagione estiva che sta arrivando. Poi, di Catrice un Volumizing Balm, sì, nella colorazione 010 Beautiful Lips, ed è fatto così, bello, comunque un lip balm serve sempre. Poi di Pixi. Guardate, bellissimo questo colore, c'è cioè uno spettacolo, ed è Pleasy Pink, eccolo qua, non vedo l'ora di provare anche questo di Pixi, sono curiosissima.
E poi di Essence della linea Ultra Last nella colorazione 05, questo rossettino qua, cioè spettacolo, però secondo me questo qui è adatto più per l'inverno, veramente bello, bellissimo. Siamo quasi alla fine, ragazze, eh? Ci mancano solo questi due rossetti e poi abbiamo concluso. Mi ha regalato di Maybelline questo rossetto numero 125, Plum Oasis, è un rossetto shine ed è fatto così. Wow, cioè, non vedo l'ora di provare anche questo, sono troppo curiosa, sono troppo curiosa. E poi, dulcis in fondo, il rossetto di Deborah in questo pack veramente splendido, Limited Edition numero 03, ed è questo bellissimo fucsia. Wow, splendido, splendido. E basta, ragazze, il beauty è completamente vuoto, direi, perché Chiara, mi hai regalato un sacco di cose, io sono rimasta a bocca aperta perché non me l'aspettavo di ricevere così tanti prodotti. Sono contenta che anche il mio pacco ti sia arrivato e ti è piaciuto moltissimo, visto dalle storie, quindi sono felicissima perché sto vedendo anche dai tuoi video che stai provando tutte le maschere che ti ho regalato, quindi sono ancora più felice. E niente, grazie mille ancora tesoro per questi bellissimi prodotti, non vedo l'ora di metterli assolutamente in uso, sia nella vita quotidiana ma anche qui su YouTube. Grazie mille ancora davvero, ti mando un abbraccione virtuale enorme, enorme e un bacione grandissimo. Fatemi sapere se magari volete qualche video. Magari qualche mi preparo con voi con questi prodotti, fatemi sapere se c'è qualche prodotto che magari avete provato o come vi ci trovate. Fatemi sapere comunque tutto qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, ma io ci tengo tantissimo a registrarlo perché a me piace un sacco registrare questi pacchetti che mi arrivano così dalle mie amiche. E nulla, io direi che con questo è tutto. Vi mando un bacione grandissimo e noi, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!